Salve amici, eccoci ancora qui. Oggi vi parlo di un libro molto bello, eccolo qua. A mir gut Freund, per lei volano gli eroi. A mir gut Freund è considerato uno dei più importanti autori moderni israeliani. Ha scritto, se non sbaglio, 3 libri, uno solo per ora è stato tradotto in italiano. Ancora una volta ringrazio proprio, devo dire, con piacere, insomma, la Biblioteca Cabral di Bologna, che gestisce un gruppo di lettura sulla letteratura moderna israeliana, molto molto bello, e questo libro è stato discusso dopo essere stato letto in questo gruppo di lettura, ben coordinato da un gruppettino di persone estremamente colte, estremamente informate sulla letteratura, ma anche sulla situazione nei paesi arabi e in Israele. Bene, di che cosa parla questo libro? Per lei volano gli eroi. Parla di alcuni amici, eccoli qua, Arik, Benny, Zion, Kidon, Yoram e una ragazza, Mikael, che è sorella di Benny, e parla del loro crescere assieme. Loro abitano tutti quanti in case popolari, in un lungo caseggiato, in diverse scale, in diversi appartamenti, e sin da piccoli giocano a calcio insieme nel cappetto e crescono. E il sommario, se guardiamo il sommario dei capitoli, si intitola semplicemente 1968, 71, 77, 84, 95. Sono i capitoli che segnano la vita di questi ragazzi che da bambini diventano adulti. E ognuno di questi amici naturalmente ha carattere diverso dagli altri, ha modi di vivere, ha pensieri, ha idee, ha comportamenti che si differenziano, ma al tempo stesso sono uniti fra di loro. Il libro racconta le loro vicende che vedono questi ragazzi staccarsi qualche volta, seguire dei percorsi particolari, tutti fanno il militare. Ecco, e la storia di questi ragazzi è in parallelo, estremamente legata con la storia di Israele, con la storia delle guerre, nel periodo naturalmente nel quale loro vivono, che Israele ha combattuto contro i vicini. Ci sono alcuni personaggi, oltre a questi ragazzi, molto molto belli, il padre di uno di loro, che è uno sfegatato tifoso, direi proprio tifoso di Israele, quello dire di tutto quello che fa Israele, dal calcio alle armi, tutto, ogni cosa che ha a che fare con Israele per lui è un momento meraviglioso. E questa storia appunto si intreccia e fa capire come la guerra, la violenza, il conflitto sia parte integrante della loro vita. E le storie che raccontano sono storie semplici di sviluppo. Uno è quello che raccontano, è raccontato da uno di questi ragazzi. L'ultima parte del libro, l'ultimo capitolo, succede che, no, non posso dirlo, se no cosa ve l'ho comprato a fare, se ve lo dico io non vale, quindi non vi racconto assolutamente la fine, però diciamo c'è questa evoluzione, c'è questa storia continua. È un libro di notevoli dimensioni che si fa leggere, però si fa leggere molto bene, pur avendo circa 600 pagine, poco più di 600 pagine, e non sono poche. Ecco, non vorrei dirvi tanto, perché non vorrei dirvi tanto? Perché non è che narri, come dire, una storia come un thriller, qualche cosa, no? Se uno deve raccontare 600 pagine, deve raccontare l'evoluzione, la vita, il crescere, l'amicizia, il rimanere amici nella vita, quelle amicizie che si fanno quando si è giovani, quando si gioca a campetto, a pallone, in un campo di calcio, e si resta amici per tutta la vita, anche se si è profondamente diversi, anche se esperienze terribili come quelle che possono vivere i giovani in Israele in questi decenni, anche se queste esperienze in qualche modo ti segnano dentro in modo molto molto forte. Ecco, è un libro che io consiglio a tutti di leggere, molto molto bello. Fra l'altro, la cosa interessante, anche se uno è interessato, in qualche modo ti obbliga
ad andarti a ripassare un pochettino, se ti interessa ovviamente, se no non li leggi i libri, e andarti a ripassare cosa è successo in Israele quando parla degli episodi di guerra, gli episodi militari israeliani, vai a vedere com'è la storia e vedi com'è andata, insomma, come va a finire, eccetera. Molto bello come libro, un libro molto interessante che ti racconta che cos'è Israele. Visto da questi ragazzi, dicevo, sono di Haifa, le vicende, quelle non che avvengono lontano da casa, si svolgono ad Haifa, il quartiere dove loro sono cresciuti, è lì. Bene, lei vola gli eroi, Gutfreund, Amir Gutfreund. Da questo libro è stata tratta una miniserie su Netflix. Però assolutamente io vi sconsiglio A di vederla prima del libro. Perché? Perché parla solo di una piccola parte del libro e addirittura è stata ambientata in zone diverse del mondo, quindi insomma io direi che non ha poi tantissimo a che fare con questo libro. E se la volete guardare, assolutamente guardatela dopo aver letto questo bellissimo libro. Buona lettura!